Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video secondo me da leccarsi i baffi. Ve l'avevo promesso che sarei ritornato con un bel tutorial di quelli che piacciono a noi e quindi oggi parliamo di Speed Boost su FIFA 23. Penso che tutti quanti vi sarete resi conto che l'L1 più corsa classico che avevamo fatto fino all'anno scorso purtroppo non funziona più. Io, dopo aver testato due metodi in particolare per cercare di prendere velocità e saltare gli avversari, credo di aver trovato una quadra e oggi voglio condividerli con voi. Partiamo con la prima tipologia di speed boost, che è quella che sfrutta la skill del doppio passo. Doppio passo che sicuramente ricorderete su FIFA 21 permetteva di prendere tanta velocità e a inizio gioco era molto utilizzata, tant'è vero che poi è arrivata una patch che ha totalmente smorzato la velocità in uscita da questa skill e quindi l'ha resa pressoché inutilizzabile. Quest'anno invece secondo me è tornato molto forte il doppio passo e quindi io vi voglio far vedere come sfruttare questa mossa abilità per poter andare a prendere velocità. In alto a destra trovate il pad in maniera tale che vi faccio vedere bene il movimento e lo potete memorizzare, però tenete come riferimento per fare il doppio passo quella che è la direzione di corsa del giocatore, perché è da lì che inizia il movimento. Quindi se io sto puntando da destra verso sinistra, come prima cosa dovrò andare a muovere verso sinistra e da lì inizierà il mio movimento, che non è altro che una rotazione di 180 gradi, quindi mezzo giro, che dalla direzione di corsa passa sotto al giocatore e si conclude alle sue spalle. Quindi ipotizziamo che io stia andando verso sinistra, faccio un movimento di levetta che parte dal davanti e va a concludersi di 180 gradi alle sue spalle e vedete che appunto vado a performare un doppio passo. State molto attenti però con i giocatori 5 skill, perché se andate a fare il movimento troppo ampio andrete a eseguire un elastico o un reverse elastico a seconda della direzione in cui state andando. Però in linea generale vedete che appunto andando a fare questo movimento di 180 gradi andate ad eseguire un doppio passo e avete visto quanta velocità va a prendere il giocatore, soprattutto sul primo tocco. Questa cosa ovviamente va bene con tutti quei giocatori che sono veloci e sono dotati anche di un bel body type, di una bella gamba, che sono appunto in grado di prendere un bel allungo. Vedete qui ad esempio un Gakpo, che è ovviamente un giocatore ben diverso da Mbappé, molto economico alla portata di tutti. Quando vado a fare il doppio passo, come va a speed boostarsi e a lasciare l'avversario indietro. Quindi doppio passo che secondo me quest'anno è fondamentale per andare a sfruttare lo speed boost, e infatti vi faccio vedere anche qualche clip di gioco che ho registrato dove all'interno delle partite online, perché qui sono squad battles per farvi vedere bene la meccanica e per spiegarvela, funziona alla grande. La seconda tipologia di speed boost è quella che sfrutta la nuova skill introdotta quest'anno dell'Il2Il Tubo Roll, ovvero quella skill che va a concatenare il classico tacco-tacco che conosciamo tutti con la finta di suola. E a tal proposito, se noi andiamo appunto a concatenare al classico tacco-tacco che conosciamo tutti, che vi ricordo si esegue direzione in cui va il giocatore e poi opposta, ovvero sinistra-destra, in questo caso sopra-sotto in quest'altro, destra-sinistra in quest'altro, e sotto sopra, giusto per farvi vedere tutte le direzioni, se andate a fare mentre eseguite un tacco tacco l'aggiunta dell'L1, vedete che la skill sarà differente. E in realtà, già andando a performare la skill in questa maniera, vedete che il giocatore si andrà ad allungare leggermente il pallone. Però questa tipologia di speed boost può essere utilizzata anche in un'altra maniera, che è un qualcosa che ho riscontrato essere molto molto più efficace. Perché se oltre a fare questo movimento, quindi dell'L1 tacco tacco, che già, ripeto,
fa sì che il giocatore prenda velocità. Voi, dopo aver fatto il tacco tacco, prima che il giocatore sta per ritoccare il pallone, andate a schiacciare R3, quindi l'analogico destro, come se volesse palleggiare. Che cosa succede? Succede che il giocatore avrà uno speed boost molto più netto. Quindi andiamo a vedere. Io in questo caso ho la palla con Mbappé, vado a fare il mio tacco tacco più ball roll, e stavolta schiaccio l'R3, e guardate qui l'effetto che avviene su Mbappé: la palla schizza molto più veloce dai piedi di Mbappé. Dovete essere molto bravi però a indirizzare la corsa del giocatore subito per evitare che il giocatore si alzi il pallone, però alle volte non succede nulla perché sul primo scatto bruciante che voi andate ad eseguire una volta schiacciato l'R3 il giocatore avrà preso talmente tanto campo, come in questo caso, che l'avversario comunque non riuscirà ad avvicinarsi e toglierci la palla dai piedi. Quindi dovete essere molto molto bravi con il tempismo a schiacciare l'R3 al punto giusto, vedete, come in questo caso, e Mbappé, o comunque il giocatore con il quale andrete a performare questa skill, che ricordo si esegue con i 4 skill o superiore, prenderà tantissimo campo. Vedete qua, per esempio, posso farla anche con Yaya Touré, che non è proprio un velocista, e guardate qua che cosa è andato a fare. È andato praticamente a prendere uno speed boost pazzesco. Anche di questa skill vi vado a lasciare qualche clip di gioco. Raga, per questo primo tutorial è tutto, mi raccomando, cercate di supportarlo al massimo con i like, perché per me significano tanto, in maniera tale che mi fate capire che questo format, che l'anno scorso era super apprezzato, anche quest'anno lo volete. Vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento e in particolare la piattaforma Viola, dove sapete sono live ogni mattina. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Sono Donato Liberoschi, ciao.